Ciao a tutti amici di Passion for Fun, oggi siamo qui direttamente dal San Marino Comics e abbiamo l'onore di intervistare il sensei Junichi Ayama, disegnatore, animatore, character designer, direttore di animazione conosciuto in tutto il mondo per aver animato grandissime opere come Hokuto no Ken, JoJo Bizarre Adventure, Boku no Hero Academia e tantissime altre che poi insomma noi conosciamo. Benvenuto sensei e grazie per averci concesso il suo tempo. Ringraziamo anche Edoardo Serino per farci qui l'interprete e darci la sua disponibilità. Grazie Edoardo. 日本でアニメーターをやってます、葉山純一と申します。サンマリノに来れてとても嬉しいです。ありがとうございます。よろしくお願いします。Comincerei con la prima domanda. Sta partecipando a questo evento che è il San Marino Comics. È felice di parteciparvi? Le piace San Marino? まだ初日で、ちょっとサイン会やったぐらいなので、まだわからないですけど、なんていうんですかね、街全体がもう、そういうイベントになってるっていうのがちょっとすごいなって思ってます。Allora, per il momento è il primo giorno di fiera, ho fatto soltanto una sessione di firmacopie, quindi non riesco ancora a dire com'è San Marino, ma per quello che ho visto è una città molto bella e il fatto che la fiera sia proprio su tutta l'intera città lì è una cosa molto interessante. Ha realizzato il manifesto di questa edizione del San Marino Comics. Può parlarci di come l'ho realizzato e di cosa l'ho ispirato? オーダーが来たのが、そのサンマリノのお城を背景に、西洋風の騎士みたいのがいるっていう風なのを描いてくださいっていう風に言われまして、まあ、そのサンマリノのお城の方は写真の資料とかも、その時一緒に渡されて、また自分でもそのなんかネットでちょっと画像検索とかしたりして、まあ良さげな感じのところで描いたりしたんですけど、問題は騎士で。もう完全に途方に暮れまして なんとかな、まんまこう、そのなんか画像検索して出てきた写真資料とか書くと、その時代考証とかも全然わからなかったんで、これはもうでっち上げていくしかないなと思って、なんかそれっぽく甲冑を書きながら、馬も甲冑がっちりつけちゃえとかつって いうふうな感じで、あんな風になりましたが、気に入ってもらえると嬉しいです。Ma innanzitutto spero che sia piaciuta l'illustrazione. Ma praticamente gli è stato detto di fare un disegno comunque Sulla volo. no, che rappresentasse un po' San Marino, la città di San Marino. Allora lui ha guardato su internet un po' di foto e poi ha pensato di mettere comunque qualcosa di un cavaliere medievale. E lì però insomma c'è stato il problema perché non sapeva bene comunque che tipo di cavaliere mettere, come metterlo, se metterlo in piedi o comunque poi ha scelto il cavallo, e anche sul cavallo insomma ha pensato di fare un cavallo abbastanza possente, Tipo Raul sul Renero, insomma. bravo, io hanno Raoto e Kokuho. Kanji d'estane. Sì, quindi insomma poi alla fine ce l'ha fatta. Quindi è partito È da varie partito foto da per varie poi. foto e poi sì, comunque ha lavorato questo cavaliere che gli ha dato un po' da fare, però. Sì, era bellissimo, veramente, veramente bellissimo. Invidio San Marino per tenersi questo disegno. Magari ci mandiamo Lupin e ce lo prendiamo. Ha lavorato agli OAV degli anni 90 di JoJo Bizarre Adventure, Stardust Crusaders, ancora oggi molto apprezzato. Sente mai nostalgia per il modo in cui veniva realizzato l'animazione prima? E qual è il suo rapporto fra disegni, animazione tradizionale e quello digitale? まだデジタルに関して言えば、まだなんていうかな、まだなんていうのかな、始まったばっかりっていう言い方はあれですけれど、まだまだこれからの、技術だと思いますし、私自身はまだ紙と鉛筆で仕事やってるんで、そうですね、まああんまり比べるもんじゃないかなとは思ってますね。当時の日本のそのアニメ業界の状態で言えば、OVA がとにかくいっぱい作られたりしてる状態で、やっぱり業界全体がちょっと元気のいい感じだったので、そういう意味では、
懐かしいなぁとは思ったりしますが、まあ、あのそれはそれって感じですかね。Ma al tempo degli ovi di Giorgio il mercato era molto fiorente e quindi c'erano tante produzioni. Da quel punto di vista quella è la cosa che mi manca, cioè, abbastanza. Io sono ancora molto legato a carta e penna, okay. quindi carta, diciamo, in matita, quindi al metodo tradizionale di fare l'animazione. Secondo me il disegno digitale è, diciamo, ancora un po' agli inizi e sicuramente in futuro migliorerà ancora di più, però secondo me non è un qualcosa che può essere messo a confronto. Nonostante le diverse realizzazioni animate successive, le serie anime di Berserk del 97 a cui ha lavorato restano ancora oggi la migliore trasposizione dell'opera del compianto Kentaro Miura. Pensa si riuscirà mai ad eguagliare in futuro questo risultato, magari con una nuova serie? Cosa pensa dell'uso sempre più diffuso della grafica computerizzata per l'animazione? Che è un pochino quello che abbiamo già detto prima. そうですね、超える作品は出てくることはあるかもしれませんが、それは今あの予測したりとかできるもんじゃないと思います。Berserk è un anime incredibile, fantastico. Tutti gli artisti che ci hanno lavorato sono artisti incredibili. Dice che non so se ci sarà mai un qualcosa che riuscirà a eguagliarlo. Però insomma, beh, il lavoro che lui ha fatto è assolutamente straordinario, questo insomma se glielo puoi dire. Ma sempre grande suo sulla sì, o si vedo. Beh, sì, sai che suo cancia destra. Ah, è come fu per lei avvicinarsi allo stile di Shingo Araki quando le venne chiesto di partecipare alla realizzazione di Senseiya The Hades Chapter Sanctuary? Senseiya に関して言えばそうですね、最初は俺がやるのとかってやっぱちょっと思ったりしたんですけど、したし、それからあの最初に作業に入った時はやっぱりその荒木さんのスタイルに持っていくのはちょっと大変だったんですよ。でもあの最初に創作家の荒木さんがあのレイアウトに修正を入れてきてくれたのを見た時に、結構そこにこうヒントになるあの補助線みたいなのが入ってたりしたんで、そこでああこうやればいいのかっていうのが分かって、そこから楽になりましたね。Quando mi hanno proposto il lavoro ho pensato ma davvero devo fare io, lo posso fare io. Grande metà questa del mestre. Sì. Comunque è stato parecchio difficile inizialmente, perché comunque lo stile del maestro Araki è comunque complicato da elaborare, no? Certo. Però vedendo le correzioni dei suoi disegni fatte dal maestro Araki, e da lì comunque è riuscito un po' a capire come riuscire a avvicinarsi. Okay. Del messo Araki. E quindi da lì insomma le cose sono diventate molto più semplici. Le sarebbe piaciuto tornare a lavorare su Senseiya magari in un'opera del tutto originale? Sì, insomma, mi sarebbe piaciuto, se ci fosse la possibilità. Ah, quindi è aperto il maestro. Se dovesse arrivare una proposta di... Perché comunque Senseiya è un marchio che non morirà mai, insomma. Di questo noi siamo contenti, noi fan siamo contenti, assolutamente. Mi hanno chiesto. Pure ci adesso. Come è stato lavorare a fianco di Masami Suda? Che ricordi ha del periodo in cui ha lavorato all'anime Hokuto no Ken? E o magari se ha qualche aneddoto da raccontarci, e se ha mai pensato di vedere realizzato un giorno un remake della serie e magari parteciparvi? そうですね、だから須田さんに関しては仕事に取り組む姿勢とか、その絵の捉え方とか動かし方とか、あらゆるところあの、ま、私が勝手にですけど、勝手にこうなんか学ばせてもらってたんで、なんですかね、もう本当に大事な人ですよね。だからそのやっぱその仕事に取り組む姿勢とかっていう部分でさっきのところとかぶるんですけれど、最初に須田さんと直接一緒に仕事をしたのが、劇場版の北斗の拳
で、その時のスタッフルームに私入ってたんですけれど、でそこで須田さんが撮ってくれたレイアウトをもとに私が原画を描くっていうふうなことになってたんですよ。で、描き上がった原画をその、演出チェックに回す前に一度須田さんに見てもらってでっていうふうな感じだったんですけど、その時に私が持ってたものに対して須田さんがその場でこう、ここはね、こうやってやった方が感じが出るんだよとかってその場でこう描くんですよ。その須田さんが、描いているその何ていうの、形の捉え方とか動きの捉え方っていうのをその場で見ることができたのはものすごい収穫でしたね。Ha molto rispetto per il maestro Suda perché comunque da lui ha imparato tutto, da qualsiasi cosa riguardasse l'animazione, ha imparato tutto da lui, quindi gli è molto grato e molto riconoscente. Un bellissimo ricordo è stato quando ha lavorato al film di Hokuto no Ken, quindi diceva che praticamente il maestro Suda aveva disegnato stava disegnando un layout, sì, di una scena, non so quale scena, dopodiché Sayama ha disegnato il Genga, okay, quindi il disegno che poi viene animato, no? Il disegno chiave. E questo disegno gli è stato corretto direttamente dal maestro Suda, okay, e quindi gli ha corretto davanti agli occhi, gli ha fatto vedere cosa avrebbe dovuto fare per migliorare un po'. E questo, insomma, vedendolo con i suoi occhi, ha detto che comunque è una cosa che gli è rimasta parecchio impressa e che si ricorda tuttora. Bellissimo. Con grande gioia. Sì, sì, è bellissimo. Poi è vero, no? Vedere una correzione, col compito corretto o corretto, sì, davanti, naturalmente poi è onore, naturalmente, sì, vedere. Sì. Ma sì, se ci fosse la possibilità. Come sensei, insomma. Sì, sì, è aperto a qualsiasi possibilità. Speriamo. Speriamo, speriamo tutti. E allora, ha lavorato all'anime Duel Monsters e grazie anche al suo lavoro il film celebrativo e conclusivo di Dark Side of Dimensions è stato una lettera d'amore verso i fan. Come è stato tornare a lavorarci dopo tanto tempo? È stato un lavoro abbastanza impegnativo. Quindi diciamo che non, più che ricordi si ricorda di aver lavorato parecchio su Yu-Gi-Oh! Su Yu-Gi-Oh! Sì. E sul film che è diciamo sì, anche su, anche sì, su quello, anche su quello, anche ha su lavorato quello. Molto, quindi sì. Fondamentalmente è lui il lavoro, quindi sì. Sì, 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 certo, quello che noi vediamo è diverso da quello che l'autore poi vede, perché l'autore vede delle tavole da fare, sì, o dei disegni chiave da fare, sì. È diverso, naturalmente. Passiamo a Tiger Mask W. Non capita ogni giorno di poter lavorare al sequel di una delle opere più amate di sempre. Come è stato per lei dover animare le scene d'azione tenendo conto dei movimenti e delle mosse di un vero wrestler? E se aveva già avuto modo di lavorare anche su Kinnikum Man, che differenza avere tra le due opere, cioè tra Kinnikum Man e Tiger Mask? Ma, アクション普通に描くだけなんで、そんなに自分ではできる方だとは思ってないんですけれど、上がってくるカットが、タイガーマスクってプロレスもんですから、アクションがどうしても主になるじゃないですか。それがその、描けないアニメーターが本当に多いんだなっていうふうなのを、改めて認識しましたね。だからなんとか普通の水準に持っていくようにしようっていうふうに心がけるようにしました。キン肉マンの方はその何ていうのかな、原作者の方がプロレス好きってこともあってやっぱりプロレスに近いアクションとかってのあったりするんですけれど、やっぱり彼ら超人なんで結構なんか派手めに動かしてればなんとか
成立するんですけれど、やっぱりそのタイガーマスクっていうのは現実にいる選手なんかも出たりするんで、うん、その辺でこうなんていうかな、説得力のあるアクションにしなきゃいけないっていうところが、うん、大変というか気を使うところでしたね。Braga dice che lui ha disegnato, cioè ha disegnato le scene d'azione come se le immaginava, quindi senza neanche pensarci. Però insomma, lavorandoci si è accorto che ci sono molti animatori che non sanno disegnare scene d'azione, quindi corpi in movimento. E lì insomma è rimasto abbastanza sorpreso. Ah, più che altro delle persone che altri che disegnavano, animavano. Sì. Ah, quindi per lui è stata naturale. Per lui è stata una cosa naturale, sì. Le differenze sono che Tiger Mask, in Tiger Mask ci sono comunque lottatori, diciamo... più tecnica? Che sono più reali. Okay. Quindi invece nel manga diciamo che ci sono tante situazioni un po' surreali. Esatto. Quindi diciamo nel facendo l'anime si sono dovuti attenere un po' di più alla realtà. Diciamo che Kingdom è un po' una parodia. Kingdom è un po' una parodia, sì. Esatto. Quindi è diversa l'azione. Sì. È vero. Passiamo a Mazinger Z Infinity. Mazinger Z Infinity, sì. Proprio il 2022 celebra il 50° anniversario del mitico robot. Qual è il suo rapporto con le opere del maestro Konagai? Ce n'è una in particolare a cui le avrebbe fatto piacere lavorare? Nagaiko Sakuin desu ne. ナガイゴか。純粋にナガイゴじゃないですけど、ちょっとこれさ別にサービス発言でも何でもないんですけど、はい、鋼鉄ジグはやってみたいなと思ってますよ。ジグロボ。ジグロボやる。Sì, avete visto comunque anche dalle illustrazioni dei libri, i robot di Konagai sono comunque una delle sue più grandi passioni. Però sì, Jig. Qui Jig è il suo preferito. È il suo preferito. Ichiban suki na no wa Jig desu ne, sensei. Desu ne, 私たちの世代ぐらいだと地方に行くとこうなんかやってない番組とかがあったりとかして、で私の住んでるところでは鋼鉄ジグのテレビ放送なかったんですよ。で情報としてはその何て言ったっけ、漫画雑誌とか、はい、そういうところに載っている漫画とか、はい、そのグラビア記事みたいなところ、はい、そういうところとあとは宝の、マグネモシリーズのおもちゃですよね、はい、でそれだけだったんですけど、それだけで俺の中で鋼鉄ジグが出来上がってて、はい、テレビのが随分後になって目にすることがあったんですけど、はい、こんなのだったのってちょっとびっくりしましたね。Il maestro quando era comunque piccolo viveva in una cittadina di periferia dove i canali televisivi non trasmettevano tutti i cartoni animati del momento, e quindi lui ha conosciuto Jig non tanto l'anime ma il fumetto, le illustrazioni che comparivano sulle riviste, i giocattoli. E quindi poi da lì insomma ha scaturito un po', diciamo, il Jig. Ok, la voce, diciamo, ha cominciato a concretizzarlo. E poi insomma alla fine quando è riuscito a vedere l'anime, allora lì c'è stato un colpo di fulmine, dice finalmente questo è Jig. Quindi manga to Chogokin to. Ok, molto bello. No, anche noi in Italia, tu lo saprai benissimo, amiamo Jig Robot e Goldrick, quindi insomma, però anche Jig Robot è tra i più amati. Tra le serie di Gundam a cui ho lavorato c'è anche Iron-Blooded Orphans, che ha fatto breccia soprattutto negli Stati Uniti. Cosa ne pensa della serie? Più che altro, dato che ha fatto il design, è un design diverso da quello dei primi Gundam, quindi quello magari può dire cosa ne pensa. Ma il tempo è alto, ma non è vero. Per esempio, il design
お話にしてもちょっとこねくり回しすぎかなっていうふうに思ったりはしてますね。だからちょっと複雑になりすぎちゃってるかなと思って、その最初のガンダムも当時としては割とその何だったっけ、込み入ったこともやったりはしてるんですが、出来上がった作品としては分かりやすさっていう部分は残ってたと思うんで、その作品としてはそこはちょっと大事なところなんじゃないかなって思ってます。まあ、sia nel disegno che nella storia adesso è tutto più diciamo complicato come storia e come design è molto dettagliato e quindi in un certo senso complicato poi da riprodurre. Invece nella prima serie era tutto più semplice. Certo. Quindi hanno comunque pensato di semplificare anche il design, è molto semplice. Sì. No? Beh, meno pannellature, meno robot, sì, no? Sì, sì. Questo sì, e, sì. E qua veniamo a una domanda che è collegata. Come fanno le storie di Gundam, comunque vecchie, nuove, no? A attrarre sempre così tanti fan, se lui ha un'idea su questo. 純粋にそのだから、なんか好きだって言えるガンダムはやっぱりファーストガンダムだけなんですよ、俺は。その後にもなんか面白く見れるところはありますけれど、そうですね、ファーストガンダムの1話見た時の衝撃みたいのはあんまないですね。で、そういう意味でガンダムで魅力を感じてるって言えば、そのなんだろうな。わかんない、うまく言語化できないです。みんなの方がよく知ってるんじゃないですか。comunque il primo Gundam comunque quello che gli è rimasto più impresso. Anche comunque i successivi sono belli, però il primo è quello che comunque gli rimane nel cuore. Poi insomma ognuno è legato a qualcosa, comunque a una serie con cui cresce, quindi lui è legato soprattutto al primo di Gundam. Insomma, poi per creare dei robot scala 1-1 vuol dire che in qualche modo hanno importanza in Giappone, sì, insomma. Certo. Per disegnare utilizza la Fuel Pen. Cosa l'ha spinta a scegliere questo strumento e quale tecnica adotta per comporre disegni, le ambientazioni per poi passare alla colorazione? Ora 20 anni ciò前ぐらいにアメリカのなんだっけアニメエキスポにゲストで呼ばれたことがありまして、でその時にサイン会もありますよっていうふうな話がありまして、でその時にそのうちの奥さんが筆ペン持ってった方が外国人にはウケるんじゃないかって言いまして、それでアメリカでこうサインする時に筆ペン使ったらまんまとウケまして、でそれ以来なんかなんとか、ペン置き、机の横にあるペン置きのところにずっとこうなんか筆ペンあったんで、なんかあった時に、あ、これでいいやつって書いたのがまあきっかけっていうか始まりっていうか。Una ventina di anni fa è successo che è stato chiamato come ospite in una convention americana e doveva fare dei firmacopie. E in quell'occasione la moglie gli ha detto perché non fai le firme con la Fuel Pen, dice magari agli stranieri è una roba un po' esotica, no? Quindi magari potrebbe piacere. E si vede che è piaciuta. E quindi ha continuato a usarla così, anche inconsciamente, ha detto. Quindi. Ok, quindi però è naturale farlo. Sì, adesso comunque ce l'ha sempre, ha detto, sul tavolo da disegno. Ok, e quali tecniche adotta per comporre disegni, le ambientazioni e poi passare alla colorazione? イラストの仕事も時々来るように。背景を描くときとか。仕事で？はい、仕事。アニメの？イラスト。イラストの時はだからそうですね、筆ペンで描いてくれっていうふうに依頼されることも多いんで、そういう感じで描いたりしますね。あと、ここか。もう使います先生。普通の筆ペン以外の今のところはあんま使ってないですね、なんかあんまりその画材をこうなんかいろいろ混ぜるよりはなんかなんとなく統一感あった方がいいのかなとか思ってます。principalmente usa筆ペンper tutto。No, okay. Anche per fare sfondi, comunque sempre parliamo sempre di illustrazioni, okay. Per l'animazione comunque
disegno a matita. Okay. Ah, ok, quindi continua a usare. Sì, 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 certo. Però per quanto riguarda le illustrazioni, sì, principalmente food and pen. Perché questo è sì, molto interessante. Si trova bene con questa. Piacerebbe al maestro animare un fumetto italiano? E tu desne. Are Italia kana? Toppo Gigio. Toppo Gigio. ですよね、うん、あれはだから言ってきた俺が小学生から中学生に上がるぐらいの頃に何年かあの日本でとても流行ってまして、はい、で、il maestro diceva che conosce soltanto Topo Gigio come personaggio italiano, quindi purtroppo non conosce Bonelli, in Giappone non vengono tradotti, importati, quindi okay. Sono un po', ecco, credo un fumetto di nicchia. Ok, perfetto. C'è un'opera in particolare a cui le piacerebbe lavorare? Qual è il personaggio a cui ha lavorato, a cui è più affezionato? Ma sappiamo, sono niente che tu. Ma sappiamo, sono stato a Gino, sono rimasto che tu. Quando io ho detto che tu hai 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 detto che comunque l'opera che più è legato, più legato e che gli è rimasta più, diciamo, nel cuore per tutto quello che ha imparato. Okay. Il personaggio? Invece proprio a quello legato, cioè Kenshiro, Rei, Giulia... Karakta, hanno Nasimi no Abi, Karakta, Toba, hanno... Hanno... So, sì. Hanno Nasimi no Abi, in questo senso, hanno... 書く回数も多かったっていう意味で手に慣れてるのはもちろんケンシロウですけれども、そのなんかな、ああいう作品で一番作品を一番盛り上げてくれるのはやっぱり悪役だと思うの でその中でその、悪役としてこうジャギとかアミバが出てた時期が北斗の拳って作品がとても面白かったと思うんですよ。だからその辺のキャラクター、ジャギとかアミバみたいなキャラクターは好きと言っていいと思います。 Ovviamente Kenshiro è il personaggio che ha disegnato di più, e quindi in senso lavorativo è molto legato a quello, però personalmente dice che gli piacciono molto i personaggi, diciamo, cattivi, quindi sì, personaggi come Jagger, sì, e Amoeba, sì, secondo lui sono i personaggi, diciamo, cattivi, i cattivi che fanno poi comunque la storia, che rendono interessante la storia. Sì, sì, è bella questa risposta, mi è piaciuta molto. Per niente scontata. Può parlarci dei suoi progetti futuri? 具体的に参加する作品は今のところ何にも言えないんですけれど、とりあえず今参加している作品で言えば大の大冒険のクライマックスのあたりのところで原画で参加しているので、それは楽しみにしてください。あとはそうですね、今後は自分自身がこう楽しめる作品に出会えるように、願っていますっていう感じですかね。Purtroppo progetti futuri non può parlarne, però ecco, sta lavorando alle ultime puntate di Dino Daiboken, sì, dove si occupa di Genga, e poi sì, insomma, gli piacerebbe comunque lavorare a qualcosa che lo attiri comunque, che l'ha colpito, che sì. Ok, beh, sì. Spero veramente che o Sensei o Kudrogen siano i prossimi lavori su cui potrebbe lavorare. Lo spero veramente. Carica, insomma, Kitai Stenon, ma Okto no Remake to Seiya desu ne. Ah, Seus. Speriamo. Negattemasu. 今後もこう、アニメ業界の中でなんとか頑張って、楽しい作品を皆さんにこう提供できるように、生きていたいと思いますので、応援よろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。insomma dice che continuerà a lavorare e cercare di comunque fare lavori che comunque possano piacere a tutti, e quindi di continuare a supportarlo e a fare il tifo per lui. Gabbere. Arrivederci, ciao. Grazie, ciao.